Francesco. Francesco, siamo in Puglia, potremmo avere la prossima volta una gara a parte per il sito di cultura turistica migliore per la Puglia, così da proporre anche al turismo ma anche alla regione, così che non sia solo una cosa fatta in modo burocratico, ma che abbia un po' una spinta dal mondo tecnologico e dei giovani innovatori. Mi sembra una giusta intuizione ed è uno stimolo ad organizzarla per l'anno prossimo o magari per un evento intermedio. Poi sì. Alla fine di questa giornata della maratona annuncerò un evento intermedio che faremo a settembre su quando un si tema parla un po' più grigio e noioso. E quando forse parliamo della prossima stagione turistica del 2018 parleremo forse, se volete, se certo ritieni giusto. Potremmo spero anche parlare del turismo e come promuovere il turismo in questo modo, nel mondo dell'internet e dei motori di ricerca e così via. Sì, con il supporto del Comune di Taranto l'obiettivo è essere pronti sul mercato per la prossima stagione estiva. Grazie. Grazie mille. Abbiamo allora, GEMP SRL. L'unica cortesia che vi chiederei un po' di attenzione, capisco la stanchezza, però cercare. C'è molto certo networking lì dall'altro lato della sala, ma si sente. Sì, parlare un po' più a bassa voce, grazie. Buonasera, sono Francesco Micunco, mi occupo dello sviluppo strategico di GEMP SRL, la nostra è una società di capitale specializzata in sistemi di visualizzazione mediante l'utilizzo di un'innovazione molto forte che abbiamo apportato nel taglio e quindi nella size della comune e-paper. L'e-paper fino a questo momento poteva essere tagliata nel formato massimo dei comuni e-book, qualcosina in più probabilmente. Noi siamo stati in grado di modificare il ciclo produttivo, abbiamo già presentato una richiesta di brevetto internazionale, fino a produrre una dimensione che può arrivare al massimo a 113 centimetri. Questo ci consente di utilizzare l'e-paper per risolvere problemi di visualizzazione dei prezzi. Ad esempio, uno dei nostri prodotti è Barry, che è composto da tre supporti, uno è il display appunto, 113 centimetri, e-paper, totalmente wireless, quindi è autonomo, non ha bisogno di cablaggi né di alimentazione elettrica né informatica perché riceve un messaggio di aggiornamento in wireless. E questa è l'altra nostra innovazione, noi trasmettiamo il segnale di aggiornamento mediante un protocollo proprietario che utilizza l'alta frequenza, i 2.4 GHz, e lo facciamo mediante un'app o collegando il sistema di trasmissione, appunto il Barry Radio, a una rete dati. Ecco. Questo ci consente, dà la possibilità all'utente di aggiornare i prezzi, sia stando vicino all'apparecchio da aggiornare, adesso vi farò degli esempi di utilizzo, sia in remoto, dall'altra parte del mondo praticamente. Ecco, i vantaggi ve li ho elencati, sicuramente si semplifica molto l'utilizzo, ad esempio, nell'ambito dei distributori automatici. Entrando qui avete un distributore automatico di bevande e di alimenti, potrete notare, passando davanti, perché sicuramente è una cosa che noi facciamo abitualmente ma senza badarci, che i prezzi vengono aggiornati con delle etichettine adesive, il che significa che non è possibile aggiornare contemporaneamente, nello stesso momento, più di una macchina. Con questo sistema, in maniera assolutamente economica e in tempo reale, l'utente è in grado di aggiornare più macchine contemporaneamente se queste sono connesse ad internet, oppure aggiornare immediatamente la macchina su cui sta operando con un enorme risparmio di tempo. Il vantaggio del nostro sistema in questo ambito è proprio quello di poter essere implementato sulle macchine già attualmente in commercio, quindi possiamo fare un retrofit. Che cosa vuol dire questo? Non dover aggiornare il parco auto e quindi il parco macchine per ad esempio adeguarsi alla nuova normativa di trasmissione dei dati sugli incassi, che è una normativa recente. Il nostro sistema tiene costantemente aggiornati i prezzi con la gettoniera, perché noi forniamo delle DLL
che vengono utilizzate dalle software house, dalle sistemi di gestione dei pagamenti per comunicare tra la barra e la gettoniera. Gli ultimi dati, per darvi la dimensione di questo mercato che abbiamo scelto strategicamente perché le major lo ignorano, gli ultimi dati prevedono, anzi indicano, una presenza di circa 5 milioni, quindi un dato ancora non aggiornato, di circa 5 milioni di distributori automatici in tutta Europa. Il nostro kit orientativamente ha un costo che oscilla intorno ai 1000 euro, ecco, facile fare due calcoli per capire qual è la dimensione del mercato dei soli distributori automatici. Vi faccio vedere molto velocemente qual è il nostro obiettivo, quindi di acquisire delle fette di mercato solo ed esclusivamente nel settore dei distributori automatici. I numeri sono di grande interesse, ma quello su cui voglio attirare ancora di più la vostra attenzione sono i margini che questo mercato comporta. Abbiamo deciso volutamente di tenerci un po' a distanza, almeno per il momento, dal settore delle singole etichette elettroniche, perché questo viene controllato completamente da due grossissime aziende, una francese e una americana. L'altro prodotto è Greeny, su cui noi utilizziamo lo stesso orientativamente lo stesso sistema, e serve per i banchi della frutta. L'altro è questo, innovativo, EIFU. È un manifesto utilizzato dalle imprese funebri che ha una totale scalabilità, perché lo stesso sistema, chiaramente wireless, può essere utilizzato sia nell'ambito delle imprese funebri, ma anche, ad esempio, per qualsiasi sistema di evento di visualizzazione. Ipotizziamo i menu nei ristoranti piuttosto che fuori alle farmacie, per esempio, nei negozi di scarpe o quant'altro. Voi siete abbastanza soli in questo settore? Penso di no. Non abbiamo, allora, per questi prodotti di cui vi ho parlato oggi, che sono peraltro già pronti e in fase di piena commercializzazione, dico piena perché siamo partiti a maggio con la commercializzazione, non abbiamo competitor, quindi questo prodotto non esiste sul mercato e c'è un vantaggio competitivo di almeno 7 anni per questo prodotto, abbiamo stimato questo. Ok, grazie. Scusami, il mio dubbio era questo, ma il sistema di aggiornamento che tu vai a fare sui prezzi, dico per dire su... No, non riesco a sentire. Il sistema dei prezzi che tu sì. Vai, è chiaramente aggiornabile da remoto, immagino, sì. Tramite rete. Anche da remoto, sì. Ok. E virtualmente non potrebbe essere hackerabile? Cioè nel momento in cui io vado ad aggiornare i prezzi, trovo qualcuno che è malintenzionato, mi sballa tutti i prezzi dei distributori automatici, creando un danno, di fatto non da poco. Allora, il sistema comunica con un identificativo specifico, univoco, che può essere abilitato solo ed esclusivamente da quell'operatore, e quindi non è hackerabile materialmente. Poi chiaramente è un aspetto tecnico su cui, volendo, possiamo scendere nel dettaglio, ma è stato assolutamente gestito e risolto. Grazie mille. Grazie.